I tecnici in questo paese sono incardinati in un sistema politico e parapolitico. I poteri occulti o manifesti di interessi o di pressione o di lobby e che una volta erano solo nazionali, adesso sono nazionali ed internazionali. Chi sono i poteri oscuri di cui parla Rino Formica e chi li rappresenta in Italia? Più volte ministro nella Prima Repubblica, Formica teme che un eventuale governo tecnico possa mettere in vendita le aziende ancora controllate dallo Stato, portando a compimento un processo cominciato il 2 giugno 1992. Che succede quel giorno del 92? Il Britannia, il panfilo dei reali inglesi prestato a una lobby di finanzieri anglo-americani, chiamata Gli Invisibili, attracca a Civitavecchia e ospita i vertici dell'industria e della finanza italiana. C'erano anche Mario Draghi e Giulio Tremonti. Cosa volevano gli invisibili dall'Italia? Volevano mettere le mani sulle banche, sull'Enel, sulla telefonia e sull'Eni, cioè sui gioielli di casa. Il Britannia cosa, al fondo cos'era? La politica passa in secondo piano, domina l'economia e la finanza. Il sistema politico di questi vent'anni ha accettato l'idea della subalternità della politica all'economia e alla finanza. Detto in altre parole, oggi non sarebbero i capitani coraggiosi nostrani ad entrare in possesso dei gioielli di famiglia, e cioè Eni, Enel e Finmeccanica, ma i finanzieri internazionali. Se lo spread continua a salire e l'Italia avrà sempre più difficoltà a trovare i fondi per pagare stipendi e pensioni, dovrà vendere, come già richiesto, peraltro, dalla Banca Centrale Europea. I francesi e gli anglo-americani sono interessati all'energia e a Finmeccanica. Basti pensare alla guerra per accaparrarsi contratti in Libia o agli accordi con la Russia che tanto hanno irritato Washington. I tedeschi, invece, puntano alle banche italiane. Chi fa operazioni di acquisto per via di rapina non lo dice mai prima. Sicuramente si sta creando una condizione psicologica favorevole ad una rapina nelle banche italiane. La situazione italiana adesso è la stessa che abbiamo visto nel 92. Cioè stiamo per vedere una seconda fase di quello che iniziò su Britannia, sul panfilo reale inglese negli anni 90. Già, il panfilo della regina Elisabetta, uno yacht lussuosissimo dove i protagonisti della finanza, dell'impresa e della politica si riunirono per mettere a punto l'uscita dalla crisi dell'Italia all'inizio degli anni 90. Andrew Spannaus, blogger economico americano, parte proprio da lì. L'Italia, dopo Tangentopoli, fu messa alle strette, ci fu la svalutazione della lira e poi si decise di privatizzare tutte le aziende pubbliche italiane e venderle, svenderle all'estero. Chi furono i complici di questa svendita? Ci furono per esempio Mario Draghi su quel panfilo. C'era Mario Monti? Questo non lo so se c'era Mario Monti. Se noi vediamo il suo curriculum e nel sito della Bocconi, il sito della Bocconi è quello ufficiale, quindi quando noi diciamo che lui è membro della International Advisory, consigliere, del consiglio di consigliere della Goldman Sachs, è perché ce l'ha detto lui, è presidente europeo della Trilateral Commission. Cos'è la Trilateral? La Trilateral è un gruppo di persone che nell'elite tra l'Europa, gli Stati Uniti e il Giappone, fondato da David Rockefeller, un banchiere americano, che vogliono decidere le sorti del mondo. Loro decidono una linea, vanno ai governi e dicono fate così. Tremonti, da ministro dell'economia, ha fatto molte resistenze contro i piani della finanza internazionale. Infatti l'Italia non ha salvato le banche. Il problema è che le grandi banche d'affari hanno un portavoce, dei portavoce, che sono spesso i politici e soprattutto i banchieri centrali, che vogliono mantenere in vita un sistema. Questi qui hanno deciso di cercare di fare i soldi con l'Italia, di provarci con l'Italia. Se guardiamo le dichiarazioni pubbliche, no, delle agenzie di rating, della Banca Centrale Europea, dell'Unione Europea, questi signori stanno utilizzando la crisi, l'attacco al debito italiano, come modo di imporre la loro agenda. La loro agenda è che l'Italia deve liberalizzare, privatizzare e svendere e tassare la gente. La gente deve pagare di più
per tenere in vita questi qua. Un anno dopo il salvataggio la Grecia aveva fatto meno 7,5% di PIL. Quindi le ricette della BCE non funzionano, non funzionano assolutamente. Sono strumentali a salvare le banche francesi, tedesche, che poi devono ripagare i debiti alle banche americane. Io penso che bisognerebbe uscire dalla BCE e dall'euro. Noi dobbiamo, come prima cosa, separare le banche, cioè dividere la parte delle banche ordinarie, la banca locale, che dove hai il conto corrente, ti dà il mutuo, il prestito all'impresa, dalla banca che fa parte della bisca mondiale. Lì ci sono gli squali. Per me è molto importante non pensare che ci sia una cospirazione segreta per rovinare l'Italia o altri paesi. C'è una cospirazione pubblica. Queste persone dicono molto chiaramente cos'è la loro politica. La loro politica è distruggere la sovranità nazionale. E l'abbiamo visto, la Grecia, Papandreou ha minacciato di fare un referendum, il giorno dopo, via. Dov'è la democrazia? Inquietante, perché questo progetto di Unione Europea messa nelle mani di burocrati dell'estrema destra finanziaria completamente svincolata dal controllo dei cittadini è un progetto che abbiamo visto, sì, è vero che nasce negli anni 30-40, però prende piede formalmente negli anni 90. Cosa succede in Italia negli anni 90? È un fatto straordinario che conoscete tutti. Improvvisamente crolla una repubblica, crolla un sistema di partiti. Arriva Tangentopoli, spazza via completamente una classe politica che era considerata dalla finanza internazionale come incontrollabile, in particolare dagli Stati Uniti d'America, come incontrollabile, non dedita sufficienza al mantra delle privatizzazioni e dei tappeti rossi stesi davanti alla grande finanza speculativa. In Italia c'erano ancora delle leggi che impedivano grandemente, fortemente l'esportazione dei capitali, il famoso capital flight, che è un fenomeno devastante che distrugge interi paesi nell'arco di un attimo. L'Italia era un paese con questi due partiti, corrotti, ladri, bugiardi, tutto vero, mafiosi, tutto vero, ma non erano nella serie A. Erano ladri, corrotti, bugiardi, mafiosi, come Berlusconi, che è nella serie C del potere. Quindi è tutto un giochetto che si giocava nella serie C, ma nella serie A questi non facevano il gioco che contava. E col crollo dell'Unione Sovietica, scrive Marcello De Cecco, uno dei più importanti economisti italiani, e condivido quello che dice, col crollo dell'Unione Sovietica questi partiti perdono ulteriormente il loro valore per gli Stati Uniti. Non servivano più a niente. E chi è che serviva veramente in quel momento alla grande finanza internazionale? Chi era che veramente serviva, che poteva essere il grande interlocutore degli anni 90 e 2000 per la grande finanza speculativa internazionale? Il candidato ovvio, il Partito Comunista. Era ovvio, perché il Partito Comunista era dagli anni 60 che faceva le riunioni a Bellagio sul lago di Como con la fondazione Rockefeller. Sergio Segre a Mendola, soprattutto Giorgio Napolitano. Giorgio Napolitano è stato il grande accoglitore della finanza internazionale, del grande capitale internazionale dentro al PC in Italia, garantendo tappeti rossi stesi davanti a loro. Roma sarebbe diventata una città che accoglieva internazionalmente il grande capitale. Era dagli anni 60 che il PC, in realtà, mentre in piazza faceva la retorica dei lavoratori, della sinistra, sotto dialogava al mulino a Bologna con l'avvocato Cavazza, faceva una riunione con la Fondazione Agnelli, sempre Segre, veniva Brzezinski a parlare col PC. Si stavano già mettendo d'accordo negli anni 60. E quindi, a maggior ragione, questo è un processo che va avanti lungo tutti gli anni 70, 80, a maggior ragione negli anni 90 questo partito, questa formazione diventa l'interlocutore privilegiato. Gli americani lo dicono molto chiaro in un rapporto, lo scrivono in un rapporto del Council on Foreign Relations, che è il portavoce della politica estera americana, anzi è la politica estera americana. Lo dicono, è un partito che ci è utile perché è un partito strutturato come un'azienda. È l'unico partito italiano, il PC, che è strutturato come una grande azienda. Quindi questi sono promettenti, sanno come fare business. E lo facevano chiudere le fabbriche in Italia perché poi mandavano soldi per la Fiat in Russia, eccetera. E va bene,
E quindi che cosa succede? C'è Tangentopoli e guarda caso Tangentopoli distrugge la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista e lascia completamente inalterato il Partito Comunista, lascia completamente inalterato il PDS, lascia completamente inalterato, poi lascerà inalterato il PD, eccetera, eccetera. IDS e il PD. E questo è un fatto veramente misterioso. Mi diceva Gerardo Colombo, magistrato di Mani Pulite, che rispondeva alla mia domanda, ma perché il PC non è stato preso dentro? Io sono di Bologna, a Bologna si pagavano mazzette al Partito Comunista anche per mettere un vaso fuori dalla finestra, e i salumieri, i tabaccai di Bologna sanno tutte queste cose, le sanno benissimo. Mio zio lavorava in comune e vedeva arrivare le mazzette sul suo tavolo, sì, si appoggiavano le mazzette sui tavoli così come si appoggia una birra, questa cosa. Com'è che il PC, ho detto, Gerardo Colombo è rimasto fuori? Io mi ha detto, ma perché? È rimasto fuori perché non arrivavano imprenditori a denunciare il PC, arrivavano e denunciavano solo il PSI. Sapete che la magistratura non può iniziare l'azione legale, la può iniziare solo in seguito ad una denuncia. Allora, diceva appunto, noi arrivavano questi imprenditori che denunciavano il PSI e Democrazia Cristiana, ma quasi mai arrivarono quelli che denunciavano il PC. Chissà perché. Di fatto, dopo il 1992-93 crolla questa classe politica, in Europa si sta consolidando l'Unione Europea e arrivano i cosiddetti governi tecnici, vi ricordate Ciampi, vi ricordate poi dopo arriva il grande periodo del centro-sinistra fino al 2000. Bene, in Italia questa pianificazione orrenda che ha distrutto stati, leggi e cittadini è stata portata su un vassoio d'argento unicamente dal centro-sinistra italiano. I nomi sono quelli di Andreatta, Prodi, Visco, Bassanini, Draghi, Giuliano Amato, D'Alema, Massimo D'Alema in primo piano, quando anche fu Presidente del Consiglio. E purtroppo questa è la realtà, i fatti sono quelli che sono davanti agli occhi di tutti, le privatizzazioni selvagge dell'Italia avvengono tutte sotto i governi di centrosinistra che stabiliscono il record europeo delle privatizzazioni dal 1997 al 2000. Record europeo, riusciamo a battere addirittura l'Inghilterra del partito laborista di destra di Tony Blair. Ora, continuerò, vi darò altri dettagli poi sull'azione del centrosinistra italiano che porta questa pianificazione in Italia. Mentre appunto, come al solito, come faceva il PC una volta e come continuano a fare ancora oggi, pubblicamente fanno la retorica del mondo del lavoro, della solidarietà sociale, cioè tutte balle. Questa gente è veramente bieca. Voglio portarvi attenzione appunto a questo periodo dove crolla questa classe politica, c'è questo ricambio, l'Italia comincia a vendere i suoi beni pubblici, fa delle scelte sempre condizionate dal fantasma del debito e dell'inflazione, fa delle scelte molto importanti, l'Italia fa una scelta di internazionalizzare il proprio debito, cioè invece di fare quello che avrebbe dovuto fare veramente un partito, una coalizione di centro-sinistra, cioè trovare le risorse nazionali per gestire il proprio debito, oltre al fatto che questo debito era perfettamente gestibile, come ho detto prima, perché era solamente un fantasma, no, l'Italia di Prodi e di D'Alema fanno questa bella scelta di internazionalizzare il debito, di metterlo nelle mani delle grandi fondazioni economiche estere. Per cui l'Italia diventa un paese negli anni 90 che si consegna letteralmente l'unico paese europeo, l'unico, neppure la Spagna, nessuno, è l'unico paese europeo che grazie a questa bella gente si consegna totalmente nelle mani della finanza internazionale. Totalmente. Voglio leggervi qui una frase scritta da Marcello De Cecco, lo cito perché è considerato il più autorevole economista italiano in assoluto, insomma, normale di Pisa, la Sapienza di Roma, quindi non è da dire che... E non è un uomo schierato di quei partiti, non è un uomo che è assolutamente neutro, chi conosce il suo lavoro lo sa. E lui dice, il permanere di un debito pubblico a vita relativamente breve e con un'enorme capacità di dislocamento, vabbè, questa è una cosa tecnica, costituisce una zavorra permanente per l'economia italiana, dopo che ha fatto questa scelta di internazionalizzare il debito, no? Costituisce una zavorra permanente per l'economia italiana che non le permette di correre, ma le impedisce anche di seguire una politica in contrasto con le opinioni dei mercati finanziari internazionali per un periodo superiore a pochi mesi. Cioè, se si sgarra per pochi mesi, si è finiti. Attenzione qua.
Il fatto del governo Berlusconi nel 1994 è la prova più lampante della fondatezza di questa affermazione. La maggioranza che sorregge un governo che si mette anche brevemente in contrasto con i mercati internazionali si decompone e il governo cade. Aprite gli occhi. Quello che sta succedendo in questo paese e che è successo lungo tutti gli anni 90 e sta succedendo ancora negli anni 2000 è questo. Cioè, abbiamo al governo un ometto psicopatico, egocentrico, ladro e mafioso che non capisce niente dei veri padroni del mondo, mentre invece Romano Prodi capisce tutto, Massimo D'Alema ancora di più, e che continua a disobbedire reiteratamente a questa gente e continua ad avere dei guai. Questa è la realtà. Mentre invece gli altri, quelli che devono fare i nostri interessi, la nostra sinistra, quelli di Repubblica, gli De Benedetti, altro delinquente nazionale, a cui D'Alema ha regalato miliardi su miliardi su miliardi, come la rete telefonica per esempio delle Ferrovie dello Stato, venduta da Benedetti per niente, e che Benedetti ha rivenduto facendo dei profitti di oltre 200-300%. Penso a questa Italia di Repubblica, di Scalfari, eccetera, questa è l'Italia che veramente sta rovinando la vita degli operai italiani, dei lavoratori italiani, dei cassa integrati, dei precari, dei giovani che non trovano lavoro. Aprite gli occhi.